Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo stasera devo parlarvi non di una Juve bella, anzi proprio bruttissima, di una partita importante in questo momento delicato del campionato che si evolve in questa maniera veramente disastrosa. 1-0, un risultato che arriva con un gol all'ultimo, novantesimo, una partita molto simile per certi versi al contrario per quanto riguarda il risultato di quella che è stata l'andata, il 88 e così via. Diciamo che è una partita in cui, come è successo per le altre partite che ho menzionato, la Juve non ha fatto la partita, però diversamente da altre volte la Juve non ha neanche trovato il gol e non ha neanche usato, cercato di trovare il gol. Nelle altre partite, anche all'andata, la Juve non giocò benissimo, fece il Napoli la partita dal punto di vista della gestione della palla, ma la Juventus fece una cosa importante, fu molto cinica e cercò in qualche modo quello che poi è arrivato, il gol di Higuaín. Ma nella totalità della partita, quella partita, la Juventus, una Juventus meno in forma, perché come sappiamo all'inizio un po' inizia a tirare indietro, però fece la partita in qualche modo, fece vedere qualcosa, che è una cosa importante. Oggi non solo non abbiamo fatto quel tipo di partita, ma sembra quasi che giocassimo per il pareggio, che è una cosa che si percepisce qualche volta, non sempre, quando vedi che anche quando cerchi di ripartire, quando vai in uscita con la palla, non ti viene perché non vuoi quasi fartelo venire, con i passaggi sbagliati, con quella superficialità che poi ti porta a sbagliare. Oggi è stata una Juventus pessima da tutti i punti di vista e colpevoli sono tutti coloro che sono dentro il perimetro di gioco e non solo. E gli errori, innanzitutto partiamo dall'inizio. La formazione non si può parlare di errori, perché la formazione, per quanto mi riguarda, quella era gli uomini, l'alternativa non è che fossero chissà cosa. Ti dico che forse avrei messo subito Mandzukic, ma questo l'avrei fatto magari un po' prima, perché comunque Dybala dopo la partita contro Crotone non è che fosse al top della forma, della concentrazione. E Mandzukic invece l'ultima partita ha fatto vedere qualcosa di interessante anche dal punto di vista dell'atteggiamento, che è una cosa che a me interessa molto, sul quale punto molto. E, al di là di Dybala, che uno può dire più o meno se è d'accordo o meno, comunque la formazione quella era, quella doveva giocare. La gestione del primo infortunio, Chiellini, che non è colpa dell'allenatore e neanche di Chiellini di per sé, ma è una gestione secondo me sbagliata, nel senso che in quel momento abbiamo praticamente messo in campo Hechstainer, che poi non ha giocato una buona partita, una partita delicata in cui Hechstainer si trova di fronte Insigne, giocatori come Insigne e Mertens, che si un po' scambiavano, molto veloci per le linee e con un Hechstainer che non è più lo stesso di qualche tempo fa. Avrei tenuto Ovedes là a destra, mettendo magari un centrale, lo stesso con Barzagli, ma forse anche Rugani, anche se forse era un po' rischioso, ma perlomeno avere due centrali di ruolo e avere Ovedes che secondo me da terzino rende molto bene. Detto questo, al di là di questo si può anche sorvolare su quello che è il cambio, perché poi alla fine se si sbaglia un cambio, però se manca atteggiamento di alcuni giocatori, puoi giocare qualsiasi cambio, anche Messi stesso, però gli altri giocatori giocano come giocano. E mi riferisco un po' tu, Dybala, ok, ma non è solo Dybala. Ho visto male anche Higuaín, ho visto male Samoa oggi, che Samoa è uno di quelli che assolutamente, al quale mi fido di più dopo quello che è stato un po' la disfatta di Alessandro. Ho visto male anche qualche modo anche Pjanic, in qualche modo anche Matuidi, anche se hanno fatto magari dal secondo tempo un po' meglio. Ho visto male un po' tutti. Lo stesso Douglas Costa, che alla fine è stato il migliore o meno peggio, e per quanto riguarda fino a quando più o meno è uscito Dybala, quindi per il primo tempo, anche Douglas Costa non è che abbia giocato bene. Douglas Costa è un giocatore più osannato, come giusto che sia, ma oggi non ha giocato Douglas Costa, per come lo conosciamo. Forse l'unica cosa positiva è che a differenza degli altri giocatori, quando la palla prende va avanti e non va indietro come spesso fanno, ma quando lo fai qualche volta va anche bene, quando lo fai sempre diventi un po' recidivo ed è sbagliato, perché contando che il Napoli è una squadra che pressa sempre, e oggi ha pressato sempre. Il fatto che il Napoli pressi sempre, tanti potranno dire, ma prima o poi si spompano. La realtà è che il Napoli ha giocato sempre nel breve e ha giocato sempre con un baricentro molto alto, perché la Juventus ha il baricentro talmente basso che il Napoli poteva giocare praticamente in quanti 20 metri di profondità, perché dato la Juventus era negli ultimi 20 del campo. Pertanto il Napoli non è che si è dovuto fare chissà che cosa, ha fatto dei passaggi 1-2 molto veloci in cui sembra che corrono un po' tutti, ma alla fine stanno sempre un po' fermi. Questo perché il Napoli ha questo tipo di atteggiamento, che talvolta può diventare snervante, perché parliamoci chiaro, il Napoli ha dato in porta 4 volte, non tutti i tiri sono stati esaltanti, di cui un gol, però alla fine è che aveva fatto preso a palla un'altra Juventus. Il problema è che la Juventus, primo, è sempre stata molto bassa, dovendo sempre cercare di chiudere i suoi giocatori, quindi ha fatto una fatica, secondo me, immane giocando bassa, e soprattutto i contropiedi, le ripartenze che col gol che Higuaín ci fecero fare quello che è successo, e Zaza lo stesso, oggi sono state tutte cannate, tutte sbagliate, perché Higuaín si faceva sempre anticipare, cosa che fa spesso, nel senso che Higuaín sbaglia la porta, non rende, e sbagliato anche le aperture che spesso fa molto bene, le ha cannate tutte quante. Ma anche passaggi molto semplici, palle legate agli avversari. Ricordo
E quello è sbagliato perché nel momento in cui esci devi fare un contropiede, devi farlo perfettamente, ne basta uno per vincere una partita, noi non abbiamo fatto neanche mezzo. I tiri in porta della Juventus sono zero. Di 4 tiri, 3 li ha bloccati Reina, che in modo credo inutile, cioè facile, e uno fuori. Quindi però in porta, cioè rischiosi, zero tiri rischiosi dalla Juve in porta. Il Napoli ha vinto una partita che ha meritato, indubbiamente, gli va dato merito di questo, ma bisogna anche vedere quanto loro abbiano meritato e quanto noi abbiamo invece ci ha fatto giocare il Napoli, perché parliamoci chiaro, la Juventus non è stata sopraffatta dalla potenza del Napoli mettendo tutto quello che aveva, è stata sopraffatta dalla potenza del Napoli nel momento in cui praticamente ha giocato per il pareggio. Nel momento in cui cerchi di giocare il pareggio, cioè sbagliando e insomma andando con molta troppa calma in certe situazioni, ecco che il potere del Napoli è uno strapotere, quindi poi tutti esaltano il Napoli come se fosse la squadra più forte del mondo. In realtà è la Juventus che ha quasi permesso al Napoli di giocare così. E quindi questa cosa mi fa veramente incavolare, perché un conto è perdere come hanno perso altre partite contro il Reale e così via, in cui ci metti il massimo, e questo è proprio il discorso al contrario, in cui quasi dai per scontato almeno il pareggio, quindi per far rimanere le cose così, cercando di portare avanti un campionato fino all'ultimo e vincerlo per la differenza punti. Ecco, non è così. Ora gli scontri diretti sono pari, ma il calendario è molto a fuori del Napoli. Noi abbiamo Inter a Milano la prossima settimana e la Roma sarà l'ultima partita, se non erro, ultima o penultima. Comunque la Roma, la squadra che magari non avrà molte motivazioni, ma è comunque la Roma. Pertanto avere due partite su quattro che rimangono così importanti e il Napoli un po' meno, tutto gioca a favore loro, per quanto noi siamo comunque un punto avanti, ma un punto è veramente facilmente raggiungibile, perché basta pareggiare a Milano e loro magari vincono per la prossima squadra, che non so quale sia, fai la Fiorentina se non erro, e il gioco è fatto. E lì poi diventa dura per noi, perché loro non molleranno le ultime partite, perché dopo aver vinto questa partita, per loro questa partita ha un significato molto più alto del nostro, per quello che non solo il significato nei punti di campionato, ma per il significato che ha per loro la partita in sé. E tutta l'America è molto caldo e sicuramente loro adesso non molleranno niente, salvo proprio svarioni, che mi auguro a questo punto. Quindi la cosa, perdere un campionato così è brutto, nel senso, in caso in cui lo perdessimo, perché ovviamente siamo ancora più uno e noi siamo davanti, però poi ci sono tante cose da mettere in chiaro. E mi piacerebbe piuttosto perdere un campionato in cui merita totalmente l'avversario, in cui praticamente loro giocano meglio di te, anche contro di te, ma non in un campionato dove te non quasi vi perdi contro la partita, la quintultima partita, in questo modo qua, regalando praticamente un campionato. Sarebbe veramente un peccato, perché buttare via un anno di lavoro con partite molto belle, esaltanti, con un campionato in cui abbiamo sudato e lavorato molto bene, e perdere per alla fine buttando via così. Ci sta bene anche il punto alla fine, però il punto devo tenere giocando, non facendo giocare gli altri, appunto, sperando che alla fine finisca 0-0. Poi potrà starci anche il pareggio, ma andava bene, ma un pareggio ottenuto grazie a due squadre molto forti che si confrontano e non riescono a trovare il gol, e quindi andava anche bene. Sui singoli io salvo ben poco, ma non voglio puntare contro qualcuno, perché mi pare ingiusto, mi pare che sia tutta la squadra oggi che va reagito male, poi chi più chi meno. E per quanto riguarda l'allenatore, nel momento in cui ha messo Mandzukic ha migliorato un po' la situazione, Cuadrado, Mandzukic, i cambi li ha anche aggiustati, però si è un po' giocato male il primo cambio, anche la scelta stessa di Dybala forse è giocato male, ma anche l'atteggiamento che ha messo in campo la squadra sicuramente dipende anche da quello che sono state le imposizioni dell'allenatore, perché ok, gli errori tecnici sono solo colpa dei giocatori, però l'atteggiamento di tenere così bassa la squadra anche in situazioni in cui Napoli sta un po' rallentando per tirare il fiato, ecco, lì non mi va bene. Quindi pensiamo bene a questa cosa qua, perché a Milano sarà durissima, un Inter che sta facendo qualche punticino ultimamente dopo una breve flessione, e comunque a Milano Inter-Juve è una partita, a prescindere dal livello delle due squadre. Quindi male ragazzi, ma attenzione, perché qui dal più 6 che eravamo sono già più 1. In due partite abbiamo veramente sconvolto un campionato che era quasi vinto, era praticamente vinto, perché un pareggio a Crotone non è accettabile, una sconfitta dopo un pareggio a Crotone neanche. Quindi se già avevamo perso due punti a Crotone, oggi non dovevamo perderne, cioè, neanche uno, o perlomeno pareggiare, ecco, ma trovando il pareggio con un atteggiamento dignitoso e degno del nome della Juve. Forza Juve a prescindere da questo, come sempre, alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.